andavo a fare colazione in questo bar da diverso tempo e un giorno appena entro vedo questa morettona, questa intrusa nel mio bar che insomma comunque mi ha colto l'attenzione, mi ha colto l'occhio e da quel giorno in avanti sono stato ancora più assiduo frequentatore di questo bar. Secondo me tipo per un anno ho continuato a frequentare questo bar ignaro di quale fosse il suo nome e penso di aver investito una cifra prossima a un viaggio alle Hawaii, pur di comunque vederla tutte le mattine. La fortuna ha voluto che una sera ci siamo visti in discoteca e allora lì, dopo un anno, gli ho chiesto almeno il nome. E il primo appuntamento l'abbiamo fatto al ristorante giapponese. Non sapevo che lei non mangiasse il pesce crudo e non è stata una gran conquista, diciamo, quella sera. Lei pensa che abbia mangiato solo il dolce e io pensavo ignorantemente che volesse mangiare soltanto il dolce per rimanere in linea, mentre io invece mangiavo come un maiale. Sì, amore, tu sei sempre stato un pezzo di figo, a parte che eri grosso come una bestia prima. Tutte le mie domeniche che ero lì sul campo, con l'ombrellino, pioggia, neve, di tutto e di più, a guardare le sue partite di rugby. La Play, lo diciamo? PlayStation a manetta. Malato. Tanti anni fa mi ha organizzato una festa di compleanno sorpresa con tutti gli amici, con questa tavolata, lei aveva fatto la torta, è stata comunque una serata molto bella. Poi sono uno che in queste occasioni un po' si imbarazza, essere troppo al centro dell'attenzione, insomma, mi rende un po' vulnerabile. Facevo tantissime torte. Ero sempre lì in cucina che mi davo da fare. Adesso andiamo a mangiare la pizza, andiamo a mangiare. Sempre roba da sport a casa. Tutti i giorni mi è sempre fatto una sorpresa, una diversa dall'altra. Non credo che ci vuole un giorno speciale per farti una sorpresa a una persona. Lui cioè, mi ha sempre sorpreso.